Cioè, ma noi abbiamo tutto, c'è il mare, c'è il vino, c'è il coccio, c'è di tutto, c'è. Siamo a Porto Santo Stefano, rinomata località turistica, frequentata soprattutto da VIP e turisti stranieri. Quanto costa una stanza? Ah, dipende dalla durata del soggiorno, si va da un minimo di 190 euro per camera a un massimo di 250 euro, incluso l'ombrellone e i lettini giù nella spiaggia privata dell'hotel. Che hai sulle labbra? Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto, è un comune di circa 8.000 abitanti che vive solo di turismo. Viva Porto Santo Stefano, vediamo un po' la vita notturna com'è. Dai VIP che vengono tutti gli anni agli sceicchi e i russi con i loro grandi yacht, qui non manca proprio nulla. L'emergenza profughi prevede l'arrivo in Toscana di circa 5.000 nuovi migranti. 146 comuni però hanno già detto no, e tra questi anche il sindaco di Porto Santo Stefano. Non c'è proprio la possibilità di ospitarli. Uno pure per il posto, vi metterli dove. Musulmano doc, convertito 27 anni fa, Arturo Cerulli, primo cittadino di Monte Argentario, chiude la porta ai profughi. Fanno danno perché c'è non nemmeno le strutture per noi, con la crisi che c'è, sono troppi. Chi è chi viene? Non sappiamo mica se sono gente per bene. Anche gli abitanti del posto non pensano che portare i profughi qui sia una buona idea. Secondo alcuni metterebbe a dura prova il turismo. A Santo Stefano c'è niente, insomma, c'è il lavoro, c'è poco. Di solito in posti di mare così non trovo sia opportuno, magari non ci sono neanche le strutture attrezzate per. Destra o sinistra, qui non fa differenza, tutti sembrano della stessa opinione. Perché essere la comunità, siamo già troppi noi. Sapore di sale.